il sindaco Stasi e l'onorevole Tucci si sono arrampicati agli specchi, ma io Tucci lo capisco, perché giustamente dice l'investimento per fortuna lo fanno qui, quindi Vibo almeno beneficia dei contributi. Cosa diversa è il sindaco Stasi? Sì. Perché il sindaco Stasi, e gli diamo la possibilità fino alla fine della trasmissione per dire la verità, perché momentaneamente ha mentito con la consapevolezza di mentire. Perché lui parte prima dicendo che c'erano dei problemi, poi parte dopo facendo un ricorso, alla fine viene fuori la ZES che non c'entra assolutamente niente. E perché non c'entra assolutamente niente? Proprio perché Maria, che da casa ci ascolta, deve sapere, grazie alla ZES, se noi andiamo a vedere il PIL del 2024 in Italia, è dello 0,9%, guarda caso al meridione è dell'1,2%, ha triplicato per tre volte il PIL. Ha triplicato, probabilmente grazie alla ZES, allora mi devi spiegare tu quali sono gli investimenti che sono venuti al sud e hanno fatto questione di investimenti al sud, come fai a dire questa cosa? Devi avere la pazienza di ascoltare così come faccio io quando parli tu e ascolti. Va bene così, farmi finire il concetto. Nel 2024 sono state rilasciate 23 autorizzazioni nella ZES, 23 autorizzazioni equivalgono a 86 milioni di euro, che se solo si fosse raggiunti quelli della Bechirux saremmo arrivati a 140. Va bene. E equivale a 156 posti di lavoro solo in Calabria. Questo è quello che ha prodotto la ZES. Quindi Stasi non vuole posti di lavoro, dice Rapani. Aspetta, No. Stasi ci dirà alla fine qual è stato il motivo vero, perché Stasi i posti di lavoro li vuole, perché sa che ha corrigato. Ce lo dirà lui, altrimenti poi lo dirò. Ma devo andare veloce. Alla fine vi dirò il motivo reale per il quale Stasi ha inteso chiudere la porta a Bechirux. Ah, il motivo vero, ci dice Rapani. Stasera sono uno scoop dietro l'altro. Tucci al volo veloce, perché... Ma al volo Antonella, scusami. Io guarda, resto scioccato da alcune affermazioni. No, non te sciocca. C'è una torta che si chiama ZES, che è divisa per 20 zone speciali precise. Dopodiché questa stessa torta arriva a questo governo di geni, la stessa torta senza aggiungere un grammo di farina in più, e la divide per l'intero sud Italia. Ok? Quindi come si fa a dire che grazie a ZES gli importi sono rimasti gli stessi, come sono aumentati gli investimenti? Cioè è proprio il mondo che gira al contrario. Il mondo e Rapani questo lo sa e sta utilizzando una diatriba locale per difendere un governo indifendibile. Di numeri, di assurdo, veramente. Ma lo dice la parola stessa, zona economica speciale. Fino al 2022 che siete stati voi, quante autorizzazioni uniche avete rilasciato? Ma non è importante, sono state molte di più, soprattutto con due anni di differenza. A livello economico, a livello di posto di lavoro, a livello di economia. Ma come fai a dire una roba del genere? In dieci mesi, se a casa tua vi sedete 10 persone e avete un piatto di pasta, mentre se un conto è che siano 3 persone per lo stesso piatto di pasta, un conto è 10. Cioè, questa è matematica, bello mio. Puoi dire quello che vuoi dire. Quel piatto di pasta è quello, puoi mettere più commensali, ma se la pasta rimane la stessa. Fortuna, grazie e commensali fama aveva grazie fame a questo ragionamento, resta. Quel piatto di pasta è stato consumato. Invece prima veniva consumatissimo. Riccardo, non è rimasto un po' di sugo a terra. Riccardo, calmati.